Bene, siamo in ballo anche noi. Se potessi andarci anch'io. Andandovi? Ma alla guerra. E perché non ci vai? Certamente. Ecco i tuoi soliti egoistici punti di vista. Io partirei sull'istante se non fosse per i miei piedoni piatti. Giovanotto, che ne diresti di arruolarti? Oh, scusa, veterano. Buona fortuna. E Jim, c'è un paio di clienti laggiù. Indifferenza. Buongiorno, generale capitano. Beh, che cosa ne dite? Di che cosa? Mi avete capito. Che cosa ne direste di entrare in un uniforme? Molto spiacenti. Noi siamo incapacitati. Incapacitati? Sì, signore, è una parola difficile, ma siamo così. Proprio quello che mi aspettavo. È una coppia di imbelli e di scansa fatiche. Trattarci così. Lei dovrebbe profondamente vergognarsi. Vergognarmi di che? Oh, mi dispiace. Lo credo bene. Su, via. Non vi avvilite così. Ecco, prendetevi una tazza di caffè. Grazie. Thank you.
Splendido! Grazie, signore. Perché non ci fai marciare così? In riga! In riga! Che disgraziati! Non avevo mai visto dei cretini simili in 30 anni di carriera! Vi voglio concedere un'ultima prova, ma se non l'imbroccate questa volta vi schiaffo ai servizi di cucina per tutta la vita. Quando lui dice squadra destra, gira di lei. Seguimi. Squadra a sinistra, marcia. Se sapevi fare quel che diceva il sergente, non ci avrebbero umiliato. Ma io sapevo cosa fare. Bene, tu perché non l'hai fatto? Ecco, io me l'ero dimenticato. Dimenticato? E sbrigatevi a tornare con quei bidoni. Che ne facciamo di questa roba? State cercando di sfottere? E dov'è che la vorreste portare? Portatela dal generale. Cosa credi che se ne possa fare il generale? Ecco un'altra delle tue sciocche domande. Ma perché non ti abitui ad obbedire senza discutere? Non lo sai ancora che bisogna seguire il regolamento dell'esercito? Con disciplina? Andiamo. Se il generale la vuole, la deve avere. Ho messo? Ehi! Ehi, reparto ortaggi! Ciao, Eddie! Come va? Ma dove vi hanno ficcato voi due? Siamo stati promossi al plotone culinario. State facendo una bella carriera. Oh. Ehi, questo non vi impedirà di venire a cena da noi il venerdì, vero? Oh, no, davvero. Se ci portiamo bene, avremo finito con questo giovedì. Oh, meraviglia, quando vi vedrà la mia bambina, andrà subito matta per voi. Ehi, Smith! C'è gente che ti vuole su in parlatorio. Ok, vengo subito. E non dimenticate, venerdì. Certo, venerdì. È un bravo compagno, vero? Sicuro, e lo sai che mi piace? Lei, generale? No. È in chiesa? Sì. Cosa vuoi? Ho della roba per lui. Che roba è? Oh, Rogers. Sì, signore. Vieni qua. Portala pure dentro. Buongiorno. Buongiorno. Senti, puzzi. No, il mio naso è intasato.
Non lo voglio stamani, Rogers. Qualcosa? No, temo di no. Poverina. Già, direi che mi preoccupo. Poverina. Oh, almeno avessi potuto affidarla ai miei. Non può? No. Ci ho litigato quando mi sposai e siamo in rotta. Non ce la caveremo lo stesso, vero Gioia? Verrò a casa stasera. Ne riparleremo. Ciao, amore. A questa sera. Ehi, Eddie! Non possiamo venerdì. Fatto la spia, eh? È o non è così? Va bene, caro gnaccio. Caro gnaccio. Ma statemi bene a sentire. Un giorno vi ritroverò certamente voi altri due. E quel giorno avrò con me il mio coltello. E sapete che accadrà? Con le strisce della vostra carne mi ci farò le bretelle. D'accordo? Squadra, andiamo. Tocca a voi, ragazzi, su. Fuori di lì, presto. Sveglia. Sveglia, svelti. Thank you.
sciovi, invece. Vai a vedere chi è. Non ti sembra sia venuta l'ora di prendere un po' d'acqua pulita? Questa non è acqua, è caffè. Buttalo via e trova dell'acqua pulita. Nulla, di fuori. Caffè. Piantarla di far tanto chiasso. Che gli è successo? Oh, non lo so. Da quando ha ricevuto la lettera per la bambina non è più lo stesso. Di che si tratta? La vecchia governante è malata e la piccola vive con estranei. Perché non la manda dai suoi genitori? È una più che ottima idea. Andiamo. Dove vai? Dove vado? Cammina. Scriveremo una lettera a suo padre perché vada a prendere la bambina. E che lo darà l'indirizzo? Useremo tatto. Forza, Smith, andiamo, sveglia, va al tuo posto, svelto, salta fuori! Ok. Hai dormito bene? Sì, bene. Di Bill, dove sta ora la bambina? Perché lo vuoi sapere? Ecco, ci avviciniamo a Natale e noi due pensavamo di mandarle un bel giocattolino. Oh, sì? Siete dei gran cari ragazzi. Dovresti darci il suo indirizzo. Già, ora ve lo do. Ecco, è scritto qui dietro. Copialo e poi me lo ridai, eh? Bill, una domandina. Qual è l'indirizzo di tuo padre e di mamma? Cosa? Oh. Che ne volete fare? Mandare un regalino anche a loro? E come? Già. Ho capito. Niente da fare. Budi, vai a nonna. Ah, era l'ora che arrivassi. Lo sapevo che la tua era un'idea stupida.
Smith? Sì. Bene. Un attacco. Ha preso qualcuno, sergente? Sì, hanno catturato Smith. Hanno preso Billy. Mandate subito fuori una pattuglia, liberatelo. Merci. Beh, chi vuole andare? Oh! Ci provo io, sergente. Non importa. Congratulazioni, questo è fegato, forza! All'attacco, spinto, cammina, forza! Forza, coraggio, andiamo, forza! Via anche tu, forza, salta su, andiamo! All'attacco, spinto, via, via! E non tornate indietro senza prigionieri! Caporale, due di rimpiazzo, ce ne sarà bisogno! Ok, sergente. Entriamo qui, saremo al sicuro. Buongiorno. Cosa volete? È la bambina di Bill Smith? Sì, e allora? Oh, vieni Claire, che bamboline. Somiglia a Bill. Certo. Ehi, che intenzioni avete? Siamo qui per portarcela via. Ah sì? E voi chi siete? Come, io sono Mr. Hardy e questo è il mio amico Mr. Lore. E chi vi ha autorizzato a prendervela? Siamo compagni di suo padre. Sì, ma io non vi conosco, marmotte. E quella lì non esce da questa casa. È chiaro. Che avrebbe intenzione di fare? Avrà intenzione di fare. Oh. Lo faccio ancora. Aspetta, Coca. Pronto? Thank you.
che cosa facciamo? Quello che ci resta da fare è trovare Mr. Smith. Ma non sappiamo dove sta. Ma vuoi lasciare fare a me? Io non mi perdo per tali bazzecole. Andiamo. Avanti. Signora guardia. Sì? Non saprete mica dirci dove abita Mr. Smith? Smith? Sì, signore. Smith. Vediamo. Quale Smith? Il padre di Billy. Billy chi? Ma il padre di questa bimba. Ah, e come si chiama? Chi? Ma il padre della bimba è di lui che cercate o no? Oh, no, signore. No. L'uomo che noi cerchiamo è il padre della bambina. Ah, adesso ho capito bene. È il nonno che avete perduto. Sì, signore. Oh, no, signore. No, non lui. C'è Prodo. No? No. E allora perché mai lo cercate? Noi non lo cerchiamo, noi cerchiamo di trovarlo. Ecco, vede, lui non sa della bambina. Ah, non sa? No, no, vede, signor. Noi siamo stati in Francia assieme e sì, allora... Sì, un momentino, ragazzi, un momento. Ora calma, vi dispiace, calma. Vieni, cara. Ed ora, tesoro, forse tu puoi dirmi chi stanno cercando questi signori? Mr. Smith. Mr. Smith, sì, questo lo sappiamo. E ora, cara, sai dove abita? Chi? Il... Oh. Sentite, se lo cercate su un elenco telefonico vi risparmierete un sacco di fastidi, eh? Andiamo. Ma perché non ci hai pensato prima di fermarlo? Ma io... E questa è la casa? 5, 4, 3. E in casa, Mr. Smith? Sono io. E lei il padre di Billy? Billy chi? Oh, non c'è bisogno di approfondire. Si tratta di un caso di omonomia. E va bene, e va bene. E va bene. Vieni, cocca. C'è il signor Smith? Sì. Ehi, Pantera, c'è gente che ti cerca. Ok. E lei, Mr. Smith? Sì, che vuoi? Questa è la figlia di suo figlio. Figlia di mio figlio? Sì, signore. Ah, ricattatori! Dove andiamo adesso? 311 Chester Drive. Andiamo. Non ci posso far niente, papà. Mi sento tanto buffo. Bene, come si sente il nostro sposo? È un po' debole, ma all'altare ci arriva. Sono certo che tu e mia figlia siete fatti per vivere insieme. Grazie, figliuotto. La sposa è pronta, signore. Va bene, vogliamo andare? Ora non ti innervosire, ragazzo mio. Andiamo. Un telegramma per il signor Smith. Smith? Smith non sta più qui da 4 anni. Sa dove sta adesso? Non saprei proprio dirglielo. Bene, grazie. È il 311 Chester Drive? Sì. Grazie. Di niente. Un momento, ci penso io, ne hai combinate abbastanza tu. Cosa volete? È
essere annunziate al padrone di casa. È molto occupato e non può ricevervi. Lo vedremo. Vi dica che c'è la figlia di Bill. Sì, signore. La figlia di Bill? Sì, signore. Non ve ne andate, aspettate qui un attimo, non ve ne andate. Qui riuniti nel nome di... Permesso? Permesso? Qui riuniti nel nome di... Che cosa c'è? E lei il padrone di casa? Sono io. Ecco, questa è la figlia di Bill. La figlia di Bill? Sì, signore. Ma questo è incredibile! Ho avuto una bella sorpresa. E dire che Bill non voleva. Certo che non voleva quelle. Vieni con me, cara, vieni con me. Aspettate, aspettate! Non. Levati dai piedi! Sì, signore. Figli miei, in questa ricorrenza. Sei impazzito? Non lo sai, che quella scimmia è il padre di questa piccola bimba! Questa sì che è buona! Ora ti faccio... Andate via tutti! Andate via tutti! Io stavo zitta, ma lo sapevo da un pezzo. Mai visto uno scandalo simile. È tutta una commedia! Una commedia, eh? Un momento! Chi dici che furono il padre di quella bambina? Ma chi lo dice? Possibile! Ah, fai l'innocente, vero? Perkins, fai entrare quei signori! Sì, signore. Sì, signore. Vogliate entrare, prego. Vedi qua, prego. Signore, dunque, è questa o non è questa la figlia di Bill? Ma certo che lo è. Ne ancora se puoi. Ma è una bugia. Tu, mascalzone. Tu, barba blu. Che sempre... Ora ti accolgo io. Ora mi infondi. Io mi infondi, papà. Come potrò mai ringraziarti? Avete salvato il nome della famiglia. Non basta, non basta. No, niente per voi. Cos'è? C'è qualcosa che non va, Mr. Osmi? Questi signori voglio... Smith? Sì. Lei ha chiamato me Smith? Sì, signore. Perkins, la mia doppietta. Il mio nome non è Smith, è Tway. Temo che ci sia un piccolo equivoco. Temo proprio che ci sia. Ci scusi se lo abbiamo un po' di scoperto. Parliamo. No. L'altro indirizzo sarebbe 49 Colebrook Avenue. Però di là. Dola e Nancy, telefoniamo. Cammina. Mi scusi tanto.
Avrò già chiamato 30.000 Smith. Dov'è lo zio Stelio? Zio Stelio è dovuto andare fuori di città. Ma perché? È andata a cercare il tuo nonnino. Io spero che non lo trovi mai. Ora stai qui a giocare perché zio Olio deve fare le faccende. Zio Olio? Hai fatto boom! No, purtroppo. Dove sei stato? Eh? Dove sei stato? Sono stato fino a Poughkeepsie. Ma non sono loro. Vuoi forse dirmi che sei arrivato fino laggiù per andare a trovare questi due? Ecco, potevano essere loro. Perdere del tempo così mentre io spacchino tutto il giorno. O che non fai qualcosa per aiutarmi? Cosa posso fare? Potresti occuparti un poco della piccola. Io ho il mio buchetto da fare. Pesticche. Oh. E poi si addormentò. E poi lei... Ma quando i tre orsi ritornarono, il babbo orso disse: chi è stato a mangiarsi la mia pappa? Io vorrei sapere. E mamma orsa: chi si è mangiato la mia pappa? Io vorrei sapere. E l'orsacchiotto: chi ha mangiato la mia pappa? E poi si misero a tavola. Quando furono tutti a sedere, Babbo Orso disse: chi si è seduto sulla mia sedia, vorrei sapere. E la mamma orsa: Chi si è seduto sulla mia sedia, vorrei sapere. E l'orsacchiotto: ma chi si è seduto sulla mia? E poi... Ti porta la bambina a letto. Chi ti credi di essere? Mm.
sicuro che hanno ancora la bimba con loro? Certo. E li può trovare nel loro ristorante all'angolo tra la seconda e la sedicesima strada. Ah, tante grazie per l'informazione, me ne occuperò subito. Sì, signore. Una manecchiata. A lei, signore. Che c'è? Eccomi qua. Ma guarda, 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 guarda. Ha voluto salutare lì zii prima di andare a fare la passeggiata. Il pensierino, mi raccomando a lei, signora Trevice. State tranquilli, le starò dietro proprio come se fosse la mia Lessa. Ah, benone. E di voi, di sai? Un minutino, qualche cosa per te. Indovina in che mano ce l'ho e te la darò. Grazie. Sì, niente, amore. Saluta. Addio, addio. 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 Ciao. Addio, amore. Buongiorno, in che posso servirle? Vorrei un'informazione. Sì, signora, abbiamo polpette, gazzose, gorgonzola, cioccolata, salsicce. No, non è questa l'informazione che io desidero. Sono venuto a sapere che loro due tengono in casa una bimba senza aver nessun diritto legale per farlo. E che gliene frega? Come funzionario dell'Associazione per l'Assistenza Sociale, intendo internare la bimba nell'orfanotrofio cui sarà assegnata. Osserassi i nostri cadaveri prima di metterla all'orfanotrofio. Vuol dire che vi rifiutate di consegnarla? Certissimamente. Molto bene, allora. Farò spiccare un mandato per il loro arresto e avrò quella bambina nell'orfanotrofio stasera. Ehi. Esce con quella faccia anche di domenica? Lì non può mica farlo, vero? Hai sentito che ha detto, no? Prendiamo la piccola e andiamo in un'altra strada dove non ci trovino. In un'altra strada dobbiamo trovare i quattrini per andare in altro stato. Almeno non avessimo il furgone. È un'ottima cosa, Beodo, invece. Trasportami alla Banca Nazionale. Ok. Rifinanzieremo la nostra azienda. Che ne facciamo del furgoncino? Che ne facciamo del furgoncino? Portami alla banca e smetti di fare domande. Io metterò in ordine per via. E stai attento, non ammazzare nessuno. Oh, spero che... dei sigari che dobbiamo fare distinti. Aggiustati un po' che mi sembri un ladro. Su, andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. E lei il presidente? No. Cosa desiderano? Desideriamo parlare con il presidente. Hanno un appuntamento? No. Beh, allora non li riceve. Come sarebbe non ci riceve? Ho detto non li riceve. Ehi, senta. Ma... un po', generale. Un momento, lasciamo fare. Solo perché non è il presidente, lei non può parlare ho così con noi. Ho detto che non può. Un momento, Sanders. Non ti sembra di abusare della tua autorità? Il mio ufficio è aperto al pubblico in ogni momento. Signori... da questa parte, prego. Mm.
Entrino pure, signori. Fuma un sigaro. Grazie. Vogliono sedersi? Grazie. Ci scusi, c'è un piccolo equivoco. Ecco un sigaro. Questo va bene. Ora, veniamo agli affari. Ebbene? Mi scusi un momento. Dammi un altro salamino. Allora, signori, che posso fare per loro? Ecco, noi vorremmo negoziare un prestito. Hanno degli avvallanti? Oh, ci spiace, noi non abbiamo avvallamenti. Noi avevamo pensato di offrirle delle garanzie. Che aziende hanno loro? Alimentazione. Qui in città? Oh, in ogni città. Qui, là e laggiù. Succursale. No, fiorgone. Voglio scusare il mio amico. Non è molta familiarità in certi grandi affari. Per carità, comprendo benissimo. Qual è il nome della loro ditta? Lore e Odi, la gioia del tuo paletto. E che cifra vorrebbero? Credo che un paio di migliaia di dollari ci potrebbe stare. Bene, non vedo come la cosa non possa farsi, signori. Se loro mi danno un po' di tempo, manderò i nostri periti a trovarli domani. Ma domani è tardi. Lo so, ma... Noi... E quello laggiù fa parte dell'azienda? Fa parte, è tutta lì. Tutta lì? Certo. Ora che tutto è sistemato, potremmo avere i nostri soldi subito. Dovrei prestarvi $2,000 per un'azienda come quella. Ma non sono mica nato scemo. Guarda, adesso è scemo. Siete fermati. Perché correte come pazzi? Ecco, vi è caduto questo. Che gli succede? Oh, è l'emozione, signore. Sono tutti i suoi risparmi. Sarà meglio che li metta in banca. Certo, signore. Grazie infinite. Addio. Oh. Così. Oh. Oh. Che succede? Ho sentito dire che la sua casa va a fuoco. Presto, presto, corra subito da me. Quale casa? Oh, le ho detto così poche se ne andassi. Prendi il baule e preparala, dobbiamo andarcene di qui. Vieni, coccola. Tu stai qui e buona. Lo zio Olio si nasconde, sta sotto, non muoverti.
che stai combinando? Ero chiuso dentro. Perché non mi hai detto che eri tu? Era tanto buio che credevo tu non sentissi. Che paura! Cammina, prepara il baule, non lo sai che stanno per arrivare presto. Oddio, le bambine. Sa dirmi, scusi, dove abitano quei due uomini che avevano il ristorante in questa strada? Sì, in quella casa scura, là in alto. Oh, vieni, vieni, che guarda, c'è? Arrivano. Dobbiamo scappare subito, prendila. Mettiamola nel camino. Non possiamo farlo, mettila lì dentro. Oddio, dobbiamo nasconderla. Mettiti lì. Ho trovato, mettila nel saliscendi, io intanto mimetizzo. Indifferenza. E vattene in un altro posto. Avanti. Buon pomeriggio. Ah, state per partire, eh? Siamo arrivati proprio in tempo. Dov'è la bimba? Quale bimba? Perquisite. Via, via. Andiamo, esci di lì. Ehi, esci di là. Quello non è un posto per giocarci. Mettiti là finché non ho finito. In cucina. Vadi alla porta. Via, via di qui, via! Ebbene, resiste le follie. Sapevo che avreste ceduto. Dov'è? Su nel soleil. C'è la scala. Non l'ho messa, sì. Sta zitto. Aprite la porta! Presto, scendi con quello lì e rimandamelo su. Aprite la porta in nome della legge. Presto, rimanda su. Aprite la porta in nome della legge. Presto, Stelio. Su, presto. Stelio. Su. Presto, scendiamo. Su, presto, nascondiamoci. Ecco. Sono usciti di qui. Io non li ho visti. Attento alle finestre. Guardiamo in cantina. Andiamo. Guardalo dentro. Vieni fuori, presto! Eccoli. Ma non ti eccitare, caro. Sono questi, signore? Sì, sono loro. Hanno il denaro? A lei, signore. Presto, voi due, andiamo, muovetevi. Un momento. Questo che è con voi è Bill Smith? Sicuro. Oh, Mary. Sì, caro. Guarda qui. Mio figlio. Sì. Oh. E lei il padre di Bill? Sì. Ma non poteva dirlo.
Sai che l'abbiamo cercata per dei mesi, Mr. Smith? Davvero? Sicuro, questa è la figlia di Bill. Cosa? Oh, oh tesoro. Com'è bella. Oh, amore. Oh, cara. Capitano, rilasci questi signori. Dov'è la mamma? Il pranzo è servito. Abbiamo tre ospiti, Battista. Bene, signore. Quante peripezie per trovarla, signore. Bene. Ragazzi, d'ora in avanti non avrete più grattacapi. Pensa, Tellio, più grattacapi. Non più. Ma cosa ti ha preso, Pierre? Senta un po', se il signore vuole ospiti a cena può anche cominciare a cucinare da sé. Ma io... Bene, ecco le mie bretelle. Ma ho il mio coltello ora.